Io interpreto la parte di Madonna Clarice, che sarebbe moglie di Lorenzo dei Medici. Tutti tempi. Io interpreto Giulietta, che è la dama di compagnia di Madonna Clarice. Io sono invece Matilde, che sarebbe una dama un po' pettegola. Io faccio la parte di Marsilio Vicino. Io Leo da Vinci. Io sono figo della Mirandola. Io interpreto Lorenzo dei Medici. Io faccio Santo Porticello. Io sono poliziano, il migliore amico di Lorenzo. Studia tutto ciò che c'è intorno. Questa rappresentazione ho un ruolo da tecco e faccio anche una d'arte scienza anatomia. Io sono una di quelle bellissime dame. Ma per favore. Moi dans ce spettacle, je suis Mademoiselle Éclair e je viens de la France. Parbleu. Le sue macchine volanti sono sorprendenti, ma in quanto a volare, piuttosto scadenti. I suoi quadri invece hanno avuto ovunque successo, come quella Mona Lisa che si porta presso. A Milano dà gli sforzi grazie al suo talento, le sue idee, i suoi progetti sono un portento. Fa un affresco per rappresentare l'ultima cena, ma l'enorme estate questa la incomincia appena. Dopo inizia a girare come un'anima in pena, Roma, Rimini, Venezia, perfino Cesena. E alla fine, quando proprio non ce la fa più, passa gli ultimi 3 anni nel palazzo di Clou. Da Vinci è stato un grande scienziato di tutti i tempi, il più apprezzato. Quando compie 16 anni se ne va a Firenze, a Bottega del Verrocchio fa le prime esperienze. Usa tinte sfumate, toni delicati, e per questo i suoi lavori sono tanto apprezzati. Quando poi dipinge un angelo è talmente bello che il maestro non ha più voluto usare il pennello. Studia tutto ciò che vede, fa un milione di schizzi. A stimare il suo lavoro c'è da diventar pazzi. Centinaia di disegni d'arte, scienza, anatomia, studi sulla natura, ingegneria. Sono tante preoccupate della figuraccia che faremo. Io prego, si pensa, si pensa, si pensa. Non ci riusciamo a mettere d'accordo. Piuttosto scadenti. Ciao mamma! La Mona Lisa che si porta presso. A Milano dà gli sforzi grazie al suo talento. Le sue idee, i suoi progetti sono un portento. Fa un affresco per rappresentare l'ultima cena, ma l'enorme estate questa la incomincia appena. Dopo inizia a girare come un'anima in pena, Roma, Rimini, Venezia, perfino Cesena. E alla fine, quando proprio non ce la fa più, passa gli ultimi 3 anni nel palazzo di Clou. Sapete benissimo che non vi sto filmando in questo momento. Io mi fiderei. Perché appunto vi sto filmando. Ciao mamma. Ciao. Io proporrei un saluto massore, che non sarebbe male.